Vediamo. Ciao a tutti, ciao Veriana, siamo in diretta. Ciao Sabrina e ciao a Ciao cara, tutti. ovviamente noi è 10 minuti che parliamo, però ci risalutiamo per dovere di pubblico. Come stai, cara? Bene, grazie. Fiduciosa. Fiduciosa. Ah, Fiduciosa. bene, questa è una bellissima parola. Adesso aspettiamo che si colleghi qualcuno che ci dica se va tutto bene, eccetera, così ti faccio presentare, Sì. perché tu fai un lavoro bellissimo e non vedo l'ora che ci racconti quello che fai. Bene, bene. Ah, allora, vedo che c'è qualcuno di collegato, se volete farci sapere se va tutto bene, così noi siamo serene e iniziamo. Allora, tu puoi vedere i commenti in alto dove c'è comments, nella parte destra dello schermo, però Ok. comunque ti seguo io nel caso in cui ci siano domande, così te le evidenzio qua sotto. Perfetto, grazie, sì. Oppure me lo segnali perché magari ecco, non Ok. ci faccio caso. Sarò un'ottima spalla. Ok, dovrebbe andare tutto bene, quindi secondo me puoi presentarti. Io mi presento con la mia ultima qualifica, che è Chief Happiness Officer, Manager della Felicità. E questa è una qualifica che mi piace molto perché rispecchia proprio il mio essere, oltre che il mio fare. E in pratica, chi è un Chief Happiness Officer? È colui che aiuta le organizzazioni, ma anche le comunità, ad applicare quelli che sono i principi della scienza della felicità. Bellissima, è bellissima questa cosa. Sì, affascinante, è vero. A me ha colpito proprio tanto, mi piaceva questo, insomma, perché racchiude veramente proprio l'essenza di quello di cui oggi mi occupo. Io vengo da studi in economia e commercio, ho fatto un master in gestione aziendale e per 20 anni mi sono occupata proprio di processi aziendali, di organizzazione, di tutto quello che ha a che fare con i sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente. Quindi ho sempre lavorato sui processi e sulle persone. Con un occhio particolare all'engagement proprio delle persone, perché dicevo, se noi andiamo semplicemente a trasferire delle modalità operative, le persone, se non sono coinvolte, non applicheranno e non staranno bene nel loro luogo di lavoro. Quindi questi Giusto. concetti di stare bene nel luogo di lavoro, quindi di sentirsi a loro agio, essere soddisfatti, perché poi queste erano le parole, no? In voga negli ultimi 20 anni, perché occuparsi di qualità significava rispondere a quelle che erano le esigenze del cliente, soddisfacendole. E quindi ho sempre lavorato su questa linea, soddisfare quelle che sono le esigenze del cliente. Poi, ovviamente, con gli studi sulle risorse umane, sulle soft skills, ho studiato, sono andata avanti, ho studiato le emozioni, l'intelligenza emotiva e quindi sono diventata anche un assessor per quanto riguarda sia le persone per andare a misurare quella che è l'intelligenza emotiva sia degli adulti che dei ragazzi, anche dei bambini, perché possiamo partire proprio da veramente anche da pochi mesi, ovviamente affidando questo compito ai genitori. Ed anche alle organizzazioni, quindi andare a comprendere come le emozioni, anche perché sono quelle che muovono le nostre azioni, che muovono i nostri comportamenti, influiscono sulla nostra vita, sulle nostre decisioni. E quindi oggi mi occupo proprio a tempo pieno, insomma, di formazione e consulenza per tutto quello che ha a che fare l'intelligenza emotiva e la felicità. Fantastico. No, intervengo a questo livello perché io lavoro con la medicina cinese, come sai, e già i cinesi millenni fa dicevano che dietro una patologia ci sta, dietro uno squilibrio, non si parla mai di patologia, c'è sempre un'emozione. Quindi è assolutamente l'emozione alla base di qualsiasi manifestazione fisica poi. Quindi condivido in pieno.
perché le sentiamo ovviamente, le sentiamo nel corpo, risiedono nel nostro corpo e sulla base di quelle che sono le emozioni, ovviamente possiamo ricostruire i pensieri e quindi le azioni. E grazie agli studi delle neuroscienze, avendo scoperto che la plasticità del cervello c'è e continua ad esserci fino a quando chiudiamo gli occhi, questo è un contributo importantissimo da parte delle scienze perché significa che possiamo modificare il nostro approccio proprio alla vita grazie ad un allenamento costante. Questo è quello che praticamente, se io misuro l'intelligenza emotiva ed ho delle competenze socio-emotive che sono dei punti di forza e delle aree di miglioramento, se scelgo di allenarle, quindi il discorso dell'intenzionalità, ho dei miglioramenti e le aree più forti proprio si traghettano le aree più deboli per avere dei comportamenti sempre più consapevoli, perché poi tutto il succo è avere consapevolezza. Certo, ti dirò di più, in realtà questo cambia anche i tratti del viso, sempre per la medicina cinese ci sono dei comportamenti che modificano un temperamento che modifica poi la struttura ossea del viso. Bellissimo. Sì, è bello perché poi alla fine dalle nostre emozioni derivano quelle che sono le nostre credenze, le nostre azioni, i nostri comportamenti, no? Quello che poi si dice è il carattere. Alla fine il carattere può essere modificato perché possono essere modificati i comportamenti se riusciamo a lavorare sulle emozioni. Bellissimo. Quindi Sì, abbiamo vabbè. un margine di miglioramento enorme, sempre. Sempre, se scegliamo di farlo, perché il discorso della felicità e quindi come nasce proprio di cosa vogliamo parlare stasera, no? Era così che era nata la nostra idea. Scelgo e costruisco la mia felicità. Perché così? Perché praticamente la felicità, e questo è stato proprio dimostrato dalla scienza della felicità, che è una disciplina giovane che racchiude la psicologia positiva, le neuroscienze, la fisica quantistica, la biologia molecolare ed anche le filosofie orientali, ovviamente, che hanno un vissuto, no? È chiaro. La scienza della felicità che cosa dice? Che la felicità è vero che è una emozione, e quindi una emozione piacevole, ma è una competenza oltre che un'emozione. Quindi, se è una competenza, noi possiamo apprenderla e possiamo allenarla. E questo è stato dimostrato, ci sono una serie di studi scientifici, quello più importante che racchiude 225 studi scientifici proprio sulla felicità, fatto da una ricercatrice americana, Sonia Lubiumisti. Che cosa ha visto? Che la nostra felicità dipende per il 50% dalla nostra capacità, dai nostri geni, per il 10% dalle condizioni ambientali e per il 40% dalle nostre scelte. Ah, Quindi questo tantissimo, è tantissimo perché, tantissimo. certo, perché significa che se io effettuo consapevolmente quindi delle scelte orientate a costruire la mia felicità, quindi questa sensazione, questa ricerca comunque del benessere, io posso essere felice al 100% e questo ci dà potere, no? Perché siamo completamente responsabili di quello che ci accade. Ma è poi interessante perché alla fine si vede anche osservando due fratelli, no? Sto pensando a me e mio fratello, siamo due persone completamente diverse, avendo un background identico, la stessa famiglia, però poi alla fine è vero, no? Il carattere o comunque le attitudini sono completamente diverse. Sì, dipende proprio si dice che noi praticamente siamo attratti dalla negatività, ma funzioniamo meglio nella positività, perché quelle che sono le emozioni piacevoli, riescono ovviamente a darci degli input completamente diversi. E la scienza della felicità si basa proprio su quattro pilastri. Che servono proprio a costruire la felicità. I pilastri sono funzioniamo meglio con la chimica positiva piuttosto che con la chimica negativa.
Che significa? Quando proviamo un'emozione negativa, questa emozione negativa lascia una traccia all'interno del nostro sistema neurobiologico e questa emozione spiacevole tende ovviamente ad attivare che cosa? Delle reazioni di blocco piuttosto che di attacco, no? Quindi se io provo paura, se io provo ansia, quali saranno i miei atteggiamenti? Se io invece sono in una condizione di gratitudine, di gentilezza, di amorevolezza, che cosa succede? Quali sono i miei comportamenti? Ovviamente andare ad alimentare la chimica positiva significa avere dei comportamenti di maggiore serenità e apertura nei confronti proprio del mondo. Un altro principio ed un altro pilastro molto importante è più noi, meno io. Andare proprio verso un ecosistema, andare a cercare la relazione, andare a cercare l'altro, piuttosto che lavorare solo su se stessi e per se stessi, no? Quindi ecosistema contro egosistema. E ancora andare ad allenarsi in maniera praticamente creando proprio delle abitudini, perché la consapevolezza e l'intenzionalità è quello che fa la scelta. Ultimo pilastro è quello del più essere e meno fare avere. Noi siamo abituati a fare o ad avere, no? Quindi a costruire. Invece che pensare a noi stessi, all'essere, a coltivare prima l'essere e quindi anche il fare e l'avere dovrebbero essere funzionali all'essere, chi sono io realmente. E quindi andando a lavorare su questi pilastri con delle pratiche, con degli strumenti, noi andiamo ad allenare la consapevolezza e quindi il nostro essere felice proprio nella dimensione non solo della emozione, ma proprio del fare qualcosa per essere, per costruire il nostro benessere. Bellissimo. Abbiamo un commento, te lo faccio vedere. Io appaio agli occhi degli altri molto delicata e sensibile, ma non è così. Mia sorella esternamente è molto dura e impulsiva, dentro al contrario è molto più emotiva e mi ritrovo a dover prendere una posizione per portarla ad essere più serena. Bene, quindi io appaio. Me lo tieni, Sabri, perché altrimenti mi Assolutamente. perdo. Ecco, io appaio, quindi c'è già una differenza, no? Tra quello che è fuori è quello che evidentemente la persona sente. Quindi essere concentrati sul sentire è proprio una delle caratteristiche principali, perché che cosa io sento, no? È il primo proprio. Tu prima mi hai chiesto come stai? E io ti ho detto bene, fiduciosa. Bene, virgola, fiduciosa, cioè cercare di comprendere quali sono le emozioni che ci fanno agire. Quindi io appaio, ma non è così. Appaio delicata e sensibile, ma non è così. Mia sorella invece è molto dura e impulsiva. Magari chiedersi perché c'è questa differenza tra il reale sentire e quello che invece mostriamo agli altri. Quindi qual è il bisogno nostro, che cosa noi vogliamo comunicare all'altro. E mi ritrovo a dover prendere una posizione per portarla ad essere più serena e cercare, ecco, di comprendere, no? Che cosa ci spinge, che cosa ci condiziona anche nei comportamenti e nell'apparire in un certo modo. Tolgo, ok, vai. E quindi che cosa si può fare per scegliere e costruire? In effetti la prima domanda che ci si può porre, invece che dire sei felice, ma cosa faccio io ogni giorno per costruire il mio benessere e la mia felicità? Questa dovrebbe essere proprio la prima domanda che ciascuno di noi
si pone, perché ti cambia la prospettiva. Sono felice se succede qualcosa che viene dall'esterno, o sono felice se io scelgo di fare che cosa? Scelgo di fare un massaggio, scelgo di leggere un libro, di ascoltare una buona musica, scelgo di bere un buon tè, una tisana. Se questo mi procura benessere, se questo mi fa sentire bene, significa che io non mi è capitato, ma me lo sono procurata. Questo è un po' decisamente diverso. Ti cambia la prospettiva. Perché sei responsabile, no, del tuo essere felice, quindi assolutamente fondamentale. Certo, ti cambia. E proprio anche oltre a questo esercizio, la mattina proprio essere propositivi e affrontare la giornata con ottimismo. Ottimismo però inteso, non sono ottimista, quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Sono ottimista significa esercito l'ottimismo. Che qual è il mio agire a seguito di qualcosa che accade, di un imprevisto? Ok, in questo momento, che è un momento sfidante per tutti, ovviamente, io che cosa faccio per costruire la mia felicità, quindi per costruire il benessere mio e delle persone che mi sono accanto? Un esercizio molto utile proprio per fare questo, per affrontare la giornata con ottimismo, è tenere un paio di diari, due diari. Sembrano cose lunghe, ma sono cose veramente veloci. Il diario della gratitudine e il diario dei successi. Quando ci si sveglia, si annota perché siamo grati, tre cose per le quali siamo grati, e le descriviamo, ma anche velocemente. E ancora prendiamo il diario dei successi e andiamo a scrivere il successo conseguito e perché ci fa bene. Questo ci mette in una prospettiva di affrontare la giornata con uno spirito completamente diverso. Cioè, scusami, il successo che hai conseguito durante il giorno? Il giorno, i successi che tu hai conseguito già. No, io dicevo di farlo la mattina, perché ci sono due modalità. Lo puoi fare sia la sera, prima di andare a dormire, però per affrontare, poi dipende anche ovviamente da ciascuno come si trova, no? Se è una persona che ha voglia di soffermarsi la sera prima di andare a dormire, piuttosto che farlo la mattina. Come te l'ho proposto io, è proprio per affrontare con ottimismo la giornata. Quindi vado a scrivere perché sono grata, ma cose veramente banali, non dobbiamo aspettarci cose strabilianti o meravigliose. La normalità, quello che ci fa bene, no? Quello per cui noi siamo grati, e i successi che abbiamo conseguito. E vediamo il cuore dove ci porta, che cosa ci porta a scrivere. E questo è già un esercizio di consapevolezza. Perché? Perché io dedico un tempo a me stessa, a creare quella che è un'abitudine sicuramente che mi fa bene, perché andare a tracciare nel mio sistema delle emozioni piacevoli e con quelle iniziare la giornata, ovviamente mi mette in una condizione di apertura proprio nei confronti del mondo. Che di solito l'inizio della giornata per tanti è un momento pesante. Abbiamo un commento di una... Sono felice perché ho provato il vero dolore. Ecco, rispondi tu. Bisognerebbe, ecco, comprendere un po' di più. Sono felice perché ho provato il vero dolore. Che cosa hai fatto per superarlo e quindi per mantenere, per continuare a nutrire il tuo essere? Perché spesso ci dimentichiamo proprio di quello che ci fa bene e ci fa piacere. Perché rispetto proprio all'essere ci sono una serie di pratiche che si possono mettere in piedi se consideriamo la felicità come il nostro scopo di vita, no? Ma non qualcosa a cui anelare, qualcosa che ci guida come la bussola. Allora, se io ho un proposito,
nonostante il dolore, io perseguo il mio proposito e nel proposito io posso vedere proprio l'unione di quelli che sono i miei valori e di quelli che sono i miei talenti, che sono a prescindere dal dolore, perché sono la mia essenza. E questo è quello che ti consente di andare oltre il fare e l'avere. Abbiamo anche un altro commento. Ecco, non sono attaccata a nulla di materiale. E, vabbè, diciamo che abbiamo un pubblico molto consapevole, molto consapevole, sì, Non perché. sappiamo chi siete perché il programma non ce lo fa vedere. Se volete scrivere il vostro nome sotto, così sappiamo con chi stiamo parlando, se no va bene uguale. Anche perché la ricerca della felicità come emozione e come bene materiale non avrà mai fine, perché una volta raggiunto un livello, ovviamente cerchiamo il livello superiore. Ed è per questo che essere attaccati ai beni materiali e fare per fare non è quello, non è la strada giusta per raggiungere il nostro proposito, per raggiungere la nostra felicità. La nostra Nutro me chiusa. stessa con un raggio di sole, il profumo di un prato tagliato e l'amore della mia famiglia. È bellissima. Nutro me Cristina. stessa. Grazie Cristina. Nutro me stessa. Quindi cosa mi dà nutrimento? Cosa riesce a farmi? Perché il nutrimento che fa? Fa crescere, fa evolvere. E quindi trovare nutrimento dal prato, dall'amore della famiglia, sono quelle cose che servono proprio a costruire pezzettino dopo pezzettino la nostra felicità, il nostro essere. Quando parliamo di proposito, mi è capitato proprio l'altro giorno, in una giornata di mentoring che abbiamo messo a disposizione per il giornale L Active, di fare praticamente queste sessioni, delle micro sessioni, per rispondere a delle problematiche, per dare degli strumenti alle persone in questo momento così sfidante, mi piace definirlo così. Sì, è una bellissima parola, in realtà è vero, perché è un modo Allena la positivo. nostra resilienza. Sì. Infatti. quello Scusami, Veriana, posso chiederti cosa significa mentoring? Sai che io non sono del campo e non. il mentoring è un processo che ti aiuta, hai qualcuno che ti affianca e che ti suggerisce delle soluzioni, che ti offre delle soluzioni rispetto a quelle che sono i tuoi problemi. Ok, le tue questioni. E quello che io ho notato è che c'è veramente tanta insoddisfazione e tanta infelicità perché è legato alla non ci piace il posto di lavoro, non abbiamo un lavoro e mandiamo tantissimi curricula e non sappiamo più che cosa fare. E a ciascuna di queste persone io ho chiesto qual è il tuo proposito? Riesci in un minuto a dirmi il tuo proposito di vita? Qual è il tuo scopo nella vita? E ti dico che nessuno è riuscito a rispondere, perché non abbiamo mai pensato a quello che siamo veramente e che cosa vogliamo. Vogliamo quale sia proprio il nostro scopo, cosa vediamo, quindi i nostri talenti, quali sono, che cosa fa battere il nostro cuore, quali sono i nostri punti di forza, il mondo realmente che ci circonda, di che cosa ha bisogno e noi come possiamo fare la differenza nel mondo. Allora, soffermarsi sul proposito di vita, quello che i giapponesi definiscono l'ikigai, proprio lo scopo della vita, Dei ci cinesi consente. il Ming, cinesi il Ming, Che bello, vedi questo? tu mi stai facendo una lezione di medicina cinese.
con Vedi? è bellissimo, bellissimo. È bello Ne perché abbiamo. abbiamo, no, ne abbiamo giusto parlato domenica a lezione di queste cose. In realtà il destino, il progetto di vita, il proprio cammino, cioè è fondamentale sapere qual è, perché altrimenti viviamo una vita che non è la nostra. Sì, viviamo una vita senza senso, cioè Sì. possiamo pure stare bene, però alla prima difficoltà, poi che cosa succede? Ok? Il vento orienta le nostre vele e quindi ci aiuta oppure ci è ostile. E questo è proprio il primo passaggio che ciascuno di noi dovrebbe fare, conoscere il proprio proposito, perché se noi conosciamo il nostro proposito, possiamo avere una relazione migliore con l'altro, sicuramente. E anche ogni volta che ci succede qualcosa, e questa è proprio l'intelligenza emotiva in azione, no? Utilizzare le informazioni che ci arrivano, cioè essere abili con i sentimenti. Ecco, l'intelligenza emotiva è bella definirla proprio così, essere abili con i sentimenti. Quindi io quando sono di fronte ad una scelta, quando c'è una questione o anche un problema, dovrei pormi 3 domande. Che cosa sto provando? Quindi qual è l'emozione? Ma delle 4 categorie, senza neanche andare chissà a quali sfumature di emozione. È paura, è tristezza, è rabbia, è gioia. E rispetto a queste emozioni, dire quali alternative ho? Quali sono i costi e i benefici di ciascuna delle varie opzioni di scelta? Quali sono i valori che mi muovono, quindi, e che alimentano la mia motivazione? Ma se accade qualcosa, un imprevisto, io vado avanti nella mia scelta. Quindi, che cosa sento? Quali alternative ho? E qual è la direzione della mia vita? Quindi, qual è il mio proposito di vita? E questa scelta mi avvicina o mi allontana dal mio proposito di vita? Come si fa a capire, a scoprire forse? È la definizione, no? Più giusta. Come si fa? È un bel allenamento alla consapevolezza. Io faccio proprio un esercizio rispetto a questa cosa, che mette in collegamento anche la parte che riprende anche dalla parte creativa del cervello e non si pensa solo, ma si cerca di sentire proprio il cuore. Possiamo prendere dei fogli A3, dei pennarelli, ascoltare un po' di musica, un po' di musica creativa e qualche odore che ci fa stare bene. E prendere questi fogli A3 con questi colori diversi, quelli che ci chiamano, quelli che ci piacciono, e su un foglio scriviamo proprio questo. Che cosa mi fa battere il cuore? Su un altro andiamo a scrivere quali sono i miei punti di forza, in che cosa io sono proprio bravo, sono competente. Il mondo, di che cosa ha bisogno? Io come posso fare la differenza nel mondo? E aiutandoci, a me piace molto osservare quello che ho intorno, oppure recuperare delle immagini, possiamo prendere anche dei giornali, ritagliare delle immagini e posizionarle sui vari fogli A3. Le parole che emergeranno in maniera più ricorrente e legandole tra di loro sono quelle dalle quali emergerà lo scopo di vita, quello che io veramente, che cosa mi guida, la mia bussola. Il mio scopo, io su questo non ci sto lavorando da tantissimo, anche perché il proposito e lo scopo di vita è un punto di partenza. Ovviamente, ci sto lavorando con continuità da un anno, e ogni tanto lo rivedo, ogni tanto aggiungo qualcosa e tolgo. Il mio proposito è quello di sensibilizzare le persone, quante più persone possibile, sui temi della felicità.
far rendere conto che realmente la felicità io la posso costruire e sono solo io responsabile di quello che mi accade, o meglio, della mia reazione a quello che mi accade, perché io certo non posso influire su quello che c'è intorno a me, ma posso scegliere la mia strada, il mio comportamento, il mio atteggiamento. E questo che cosa mi fa fare? Mi fa essere stasera qui ospite da te e ti ringrazio veramente tanto perché Grazie conoscerò persone nuove alle quali darò delle indicazioni. Queste indicazioni magari rimarranno, no? Nelle nostre menti, nelle nostre emozioni. E quindi domani mattina qualcuno va a cercarsi che cos'è sta scienza della felicità, ma che cos'è l'ikigai piuttosto che qualcos'altro. E da lì si propaga, perché se ci può colpire, se ci può piacere, oppure se facciamo un esercizio, una pratica che ci fa sentire bene e la consigliamo ad un'altra persona, io ho raggiunto un altro pezzettino. Ho aggiunto un altro tassello al mio proposito di vita. In realtà sei perfettamente allineata a questa pagina perché, come ti dicevo, è nata durante il lockdown come fonte di sostegno. Abbiamo sempre evitato di parlare di Covid, però in realtà è nata in reazione, no, a questa situazione per cercare di stare unite, di parlare di cose belle, di crescere, eccetera. Quindi ti ringrazio per il tuo intervento perché è perfettamente allineato alla mia filosofia di questo periodo. Abbiamo un altro commento. Mi sembra di avere solo doveri. E questo, grazie a te, e questo è un tema, guarda, la ricerca la riscoperta dell'ikigai o la ricerca dell'ikigai, è proprio questo, cercare di fare uno shift tra il dovere e quello che ci dà l'energia di alzarci la mattina dal letto. Se noi prima di alzarci, la prima cosa alla quale pensiamo è la nostra to-do list, quindi tutti i doveri, vabbè, dai, altri 10 minuti ci sto nel letto. Se invece dobbiamo fare qualcosa che prende, no? Io la sera diciamo che 9:30, 10:15 già sto dormendo perché preferisco svegliarmi molto presto. Io in questo momento non ho sonno perché per me non è un dovere. Io sono pienamente nel flusso perché sto perseguendo il mio proposito di vita. Quindi, se ti sembra di avere solo doveri, l'esercizio dell'ikigai è un esercizio quanto mai necessario in questo momento, mi sento di suggerirti. Che ne pensi, Sabrina? Fantastico, assolutamente. Beh, alla fine, come dicevi prima, no? Come guardi la tua vita, cioè questa nostra amica in questo momento vede solo doveri, no? Quindi bisogna aiutarla a guardare anche quello che di bello c'è. Scusate, giù no, c'è il mio cane che sta sognando nel frattempo e si Si fa sentono sentire. dei rumori terribili. E per questa amica che sente solo doveri, iniziare, ecco, il discorso dell'ikigai è un esercizio che mi sento di consigliare, ma anche iniziare con piccole routine del benessere. E quindi la domanda, che cosa mi rende veramente felice? Che cosa mi fa stare bene? Una coccola, cose veramente piccole, iniziare a farle, già concentrarsi su quello che ci fa bene e poi metterle in pratica è già un ottimo allenamento. Abbiamo un commento. Non c'è età, vero? Siamo sempre in tempo per farlo, sicuramente, perché ci cambia la vita. Vi dirò di più. Il mio proposito è portare queste conoscenze e queste pratiche nelle scuole, perché ai bambini, ma anche nel nido, perché? Perché io dico, io sono arrivata a queste conoscenze troppo tardi. Avrei voluto saperlo prima, tante cose, e quindi iniziare da piccoli sicuramente
ci rende più forti, no? E ci fa affrontare la vita in maniera diversa. Ma non c'è nessun limite di età perché riscoprire quello che ci fa stare bene e quello che ci piace fare non è mai tardi per farlo. Andiamo un altro commento. Devi fare la pace con le cose che non ti piacciono di te. Certo, comprendere che cos'è che non ci piace, in termini però di emozioni, perché se capiamo che cosa ci piace, quali emozioni suscita in noi questa cosa che a noi non piace, che può essere fisica, caratteriale, comprendere qual è l'emozione che suscita, comprendere quelli che sono i pensieri, si può agire. Che pensi, Sabrina, rispetto a questa cosa? No, no, sono assolutamente in linea, sono assolutamente d'accordo. E poi alla Chiaro che fine, no, dico, cioè, tante volte ci soffermiamo su aspetti fisici che non ha senso, no? Dobbiamo star bene dentro e star quanto bene dentro, quanto bene fuori, ovviamente, quindi. sì, e prendere proprio in mano la propria vita in termini di conoscenza di sé e quindi di direzionare la propria vita secondo quello che ci fa stare bene. Allora, abbiamo un altro commento. Allora, Come si possono proporre e far passare in modo efficace questi temi ai ragazzi adolescenti? dice ragazzi maschi, ok. Ragazzi maschi, comprendo che sembra difficoltoso, e soprattutto se non si conoscono. Ti dico per esperienza che se i ragazzi vengono messi davanti a delle pratiche e quindi si fanno applicare alcune cose, sicuramente hanno una reazione che diventa poi un'azione positiva. Non è semplice. Io ho due figlie femmine adolescenti e ci sono momenti di scoramento, momenti di ansia, e anche momenti di gioia e di felicità. Nei momenti più difficili, far applicare un po' di consapevolezza, ad esempio con il respiro, o portarli a chiedere come ti senti, e ad una risposta bene, male, oppure che non ti rispondono proprio, perché immagino l'adolescente maschio che parla con la mamma, non è esattamente semplice. Ma far comprendere che siamo interessati proprio alle emozioni e dedicare un tempo alla conversazione, che però sia un tempo dedicato solo a quello. È un po' come nel racconto, no? E quando inizia una fiaba, cioè, c'era una volta il protagonista e tutto quanto. Allora, dedicare del tempo al dialogo, che può essere anche silenzio, ma un tempo dedicato, perché invece tante volte noi come mamme pretendiamo di chiacchierare con loro mentre siamo a tavola, mentre stiamo facendo un'altra cosa, mentre siamo in macchina per raggiungere un posto velocemente. Prendersi invece del tempo, dedicarsi e chiedere realmente, abituare proprio i ragazzi a chiedersi cosa sto provando, paura, tristezza, rabbia o gioia, dove la sento all'interno del mio corpo. Se ho tristezza, perché sto sul letto tutto il giorno? Perché sono triste? Perché non ho le energie? Dove la sento questa tristezza? In tutto il corpo, perché sento le braccia, le gambe abbandonate e ho bisogno, l'azione qual è? Di essere sul letto, di essere proprio steso, orizzontale sul letto. Abituarli ad essere, a farsi queste domande, anche se non lo devono dire a noi, ma farli per se stessa. Come mi sento rispetto alle emozioni? E quali alternative ho? Ok, sono triste, sto sul letto,
ma c'è un'alternativa. Già ascoltare la mia musica preferita mi ricarica le energie. E vedere come cambia l'azione, abituarli a vedere come cambiano le azioni a seconda del cambiamento delle emozioni. Ci vuole tanta pazienza, sicuramente ci vuole tanto tempo. Infatti, il mio discorso di dire andiamo a scuola perché? Perché il genitore non ha lo stesso appeal di quello che può avere invece l'educatore, no? Perché anch'io, cioè, pensa che ho questi strumenti io a casa e spesso ho delle difficoltà nell'andare a proporre, no? Perché quando inizi poi a lavorare su certe cose, e vabbè, mamma, adesso sì, ok, perfetto, che cosa ti devo dire? Che cosa sto provando? Non è semplice. Allora noi dobbiamo fare in modo che diventi un automatismo. Ci vuole pazienza e tempo, intenzionalità. Beh, anche questa cosa è importantissima perché poi ci troviamo di fronte a futuri adulti che non sapranno leggere se stessi. Cioè, a me capita spessissimo in studio di trovarmi di fronte a persone che non hanno consapevolezza del loro star male. Poi, ovviamente, non è il mio lavoro lavorare sulla fonte del malessere emotivo, io lavoro sul corpo, però mi spaventa questa cosa perché vuol dire che uno ha una capacità di lettura bassissima di se stesso. Ma perché la scuola, guarda, noi passiamo 20.000 ore di studio a studiare storia, geografia, fisica, matematica e non passiamo un'ora a studiare il nostro sé, ad allenare la nostra consapevolezza. Questa è la sfida che noi ci siamo posti di portare questi argomenti nelle scuole. Perché se tu ci pensi, iniziano all'asilo, si lavora sulle emozioni. Poi si pensa che crescendo il bambino, il ragazzo, l'adulto, non ne ha più bisogno. Ma quando tu chiedi a qualcuno come stai, cosa ti risponde? Bene, Oppure standard, oppure non lo so, male. No, no, o bene oppure o male. sì. Ok? Quindi se tu vai ad indagare, ma cosa stai provando in questo momento? Forse, ma che sta dicendo questa? Cioè, che significa? E io lo vedo nei lavori che faccio sull'intelligenza emotiva, la difficoltà più grande è comprendere le emozioni, le nostre emozioni. E c'è uno strumento molto bello che si chiama il fiore di Plucic, che è un fiore dove sono tutte le emozioni. Oltre alle quattro categorie, proprio quelle standard, ci sono altre emozioni e ci sono le sfumature delle emozioni, proprio in termini anche di intensità. E quindi comprendere realmente che cosa stai provando. Questo è un esercizio che, ad esempio, io, e questo sarebbe bello averlo anche a casa, no? Io lo faccio fare, di avere stampata questa rosa, questo fiore a colori, all'interno di casa e almeno una volta al giorno chiedersi cosa stai provando. A scuola lo... Dopo scrivici Ma sotto. no, se ci riesco sicuro, aspetta. Adesso, mi sa che adesso non riusciamo, però Ok, magari dopo quando dopo ecco se. sicuramente. E si trova su internet tranquillamente, o ti posto proprio la foto. E pensa che quando lavoriamo nelle scuole, quindi nelle classi, noi stampiamo questo fiore e lo mettiamo proprio su tutte le pareti, in maniera tale che i bambini, a furia di guardare, ovviamente, vengono sensibilizzati, c'è cioè proprio l'alfabetizzazione emotiva. E l'appello, invece che con la risposta presente, viene fatta: come stai? Quindi Sabrina Maffioli, serena, triste, arrabbiata, impaurita. È chiaro che all'inizio c'è una resistenza, no? Perché non è così semplice mettere a nudo, no? Perché mostrarsi vulnerabili, però poi ci si abitua, no? Il discorso dell'abitudine ritorna, dell'allenamento, del creare abitudini che siano delle abitudini per noi positive, che ci spingono verso delle azioni e dei comportamenti che fanno stare bene noi e il contesto nel quale viviamo. Anche Bellissimo.
Pensa, lavorare, scusami solo questo, poi, lavorare sull'intelligenza emotiva in una classe, in un gruppo classe, significa andare a lavorare sull'inclusione, ma quella reale, significa andare ad estirpare alla radice le cause del bullismo e non a fare corsi da parte della polizia postale sul bullismo, il cyberbullismo, utilissimi. Però se ci si ferma solo a questo e non si va ad indagare, no? Se indaghiamo solo sull'effetto, ma non sulle cause dei comportamenti e quindi sulle emozioni che spingono, sui pensieri che spingono all'azione, ovviamente è un'attività che non è completa. Sono d'accordo. In realtà volevo aggiungere che l'ultima lezione che ho fatto con il medico cinese, praticamente lui parlava dell'era del fuoco, no? Noi siamo nell'era del fuoco, dell'era della tecnologia, no? Quindi tutto molto rapido, veloce, immediato, tutti sanno tutto, puoi informarti di qualsiasi cosa digitando una parola e quindi questo ti porta ancora a essere ancora più distante, no? Dalla tua emozione perché non hai quasi il tempo di sentirla, no? È tutto così rapido che alla fine perdiamo proprio la capacità di lettura. Allora, abbiamo due commenti. Più che la felicità, non è più giusto parlare di serenità. Sono entrata tardi all'incontro, allora sei scusata. Perché la felicità è sia l'emozione, quindi la serenità nella massima esplosione, no? Quindi sono felice perché sto bene, perché mi sento bene. Ma oltre che essere una emozione, quindi una caratteristica edonica, è anche, guardiamola nella caratteristica eudaimonica, quindi la felicità del fare, la felicità dello scopo di vita, la felicità della costruzione. Quindi, che cos'è la felicità? La felicità, oltre ad essere un'emozione, è una competenza che io posso apprendere, che io posso allenare e posso coltivare ogni giorno per raggiungere emozioni positive e piacevoli. Spero di essere stata chiara, anche se è veloce. Bellissimo, ma non facile, se io per prima devo allenarmi alla consapevolezza. Allora, nessuno parla di che sia facile. Parliamo di un allenamento e essere consapevoli è sicuramente faticoso. Il cambiamento, mi piace usare sempre questa frase, il cambiamento è una porta che si apre solo dall'interno ed è quello che ci porta alla consapevolezza, cioè prendere, no? Come immagine, l'immagino, prendiamo una bella torcia e invece che guardare fuori, guardiamo dentro, guardiamo chi siamo realmente e solo allenandoci. Proviamo a fare gli esercizi di consapevolezza, proviamo a farlo l'esercizio della gratitudine, il diario della gratitudine, del successo e ogni giorno la domanda: che cosa faccio oggi per costruire il benessere mio e delle persone che mi sono intorno? Proviamo a farlo per un periodo, dovremmo farlo per un periodo di 21 giorni, perché 21 giorni è il ciclo minimo affinché si creino delle connessioni diverse all'interno del nostro cervello proprio per la plasticità. Proviamo a fare per 21 giorni o tutti e due questi allenamenti o anche uno solo. E poi ci riaggiorniamo e mi dite che cosa è cambiato. È faticoso perché significa introdurre una routine diversa rispetto a quella che siamo abituati a fare. Oggi siamo nella fase probabilmente dell'incapacità inconsapevole o dell'incapacità consapevole rispetto alla routine del benessere. Vorrei tanto arrivare alla quarta fase dell'abitudine, quella della capacità inconsapevole. Riesco a fare delle attività in automatico e così come oggi posso avere delle abitudini disfunzionali, domani mattina le mie abitudini saranno delle abitudini in automatico, quindi che mi portano a stare bene. No, è assolutamente possibile perché se noi riusciamo ad abituarci ad una cosa disfunzionale, allo stesso modo possiamo abituarci a una cosa funzionale. È proprio questa la bellezza. Assolutamente, è bellissimo.
Mamma mia, quante cose porto con me stasera. Mi piace e ringrazio di cuore. Io ringrazio te per questo feedback che mi riscalda il cuore veramente, mi fa veramente tanto piacere. È chiaro che abbiamo parlato di tanto ed è stata proprio una chiacchierata. Infatti, con Sabrina avevamo detto proprio questo, no? Parliamo di quello che ci viene proprio dal cuore e vediamo anche quella che è la risposta di chi ci sta seguendo. Lo scopo è proprio questo: iniziamo ad allenarci, avere stasera, se solo andiamo via, con la consapevolezza che siamo noi a costruire la nostra felicità, io ho raggiunto il mio obiettivo più alto, il mio scopo. E chi ci sta seguendo inizia a mettere dei semi per far fiorire qualcosa domani mattina. Cioè, la piantina che noi vogliamo far fiorire, che piantina è? Che cosa vogliamo seminare? Scegliamolo, possiamo sceglierlo. È questa proprio la chiave della consapevolezza, perché la consapevolezza è il contrario dell'automatismo. Mentre l'automatismo ci è utile in tante cose, per carità, perché ci consente di sopravvivere, con la consapevolezza noi viviamo. Allora vogliamo, scegliamo, vogliamo sopravvivere o vogliamo vivere? La nostra vita è condizionata dall'esterno, dalla paura, dall'ansia, dalla rabbia, dalla tristezza. O costruisco ogni giorno qualcosa per alimentare la mia gioia, la mia serenità, la mia felicità? E come cambia poi la vita? Proviamoci. Poi ci riaggiorniamo tra un mese e vediamo che cosa è cambiato, perché poi le pratiche possono essere tante. Chiaro che non vorrei adesso dare tanti tanti input, però un altro modo per vedere, perché io dico possiamo migliorare quello che misuriamo. Un'altra pratica molto efficace è quella di mettere, proprio per la consapevolezza, di mettere una sveglia sul telefonino, iniziando almeno con 3-4 volte al giorno, e di tenere sempre un piccolo diario o anche la nota del telefono, mettere la sveglia in orari sempre diversi durante la giornata e quando suona la sveglia, annotare immediatamente emozione. Qual è l'emozione che sto provando? Qual è il pensiero legato a questa emozione e dove la sento nel corpo? Mi piace definirla pit stop emozionale, questa pratica. E la faccio la prima settimana. Dovremmo arrivare a farla più volte al giorno, però iniziare anche con 3 volte è già molto significativo. Dopo la prima settimana andiamo proprio a misurare le emozioni, quindi rispetto al totale delle emozioni e rispetto al totale dei pensieri, se l'abbiamo fatto per 3 volte, per 7 volte, quindi abbiamo 21 e 21. E quanti sono i pensieri e le emozioni positive e quelle invece spiacevoli? E questo lo facciamo la prima settimana, poi continuiamo la seconda e facciamo alla fine della seconda settimana una misurazione. C'è stata qualche differenza rispetto alla prima settimana? E poi andiamo alla terza e alla quarta e vediamo come si modificano le nostre emozioni, che cosa si modifica dentro di noi. Qualcosa si modifica. Abbiamo un commento sulla pianta. La mia pianta è la relazione serena con gli altri, senza rabbia e senza timori. La rabbia e il timore, quindi la paura, sono emozioni che lì dove sono funzionali, quindi la rabbia ci serve a portare energia, la paura a proteggerci, ci stanno portando informazioni che comunque servono a proteggerci o a spingerci all'azione. Chiaro è che noi dobbiamo esserne consapevoli di fino a dove è funzionale e quando poi
c'è la reazione, lo scatto di ira, c'è l'immobilità. Quindi avere voglia di instaurare delle relazioni sulla base dell'empatia, quindi della conoscenza di quelli che sono i bisogni e le emozioni del mio interlocutore, e andare a instaurare una relazione sull'empatia e quindi abbassando la rabbia, abbassando il timore, è sicuramente quello che ci farebbe vivere in un mondo completamente diverso. Quindi grazie, grazie veramente. Abbiamo poi un altro commento. Dacci pure tanti input, bene. Li possiamo quindi ricapitolare, no? Abbiamo detto della domanda la mattina: che cosa faccio oggi per costruire il benessere mio e delle persone che mi sono intorno? Diario della gratitudine e dei successi, fatto la mattina per esercitare l'ottimismo, oppure se si sceglie di farlo la sera per andare a riposare e spostare l'attenzione sui pensieri positivi. Perché a volte ci succede che sono capitate tante cose belle durante la giornata, abbiamo conseguito tanti successi, e poi è successa una sola cosa, una telefonata spiacevole, un'arrabbiatura molto forte, e andiamo a dormire con quel pensiero costante in testa. Okay? È vero. Questo non ci fa bene. Spostare l'attenzione sul pensiero positivo, e quindi la gratitudine e il successo ci fa bene, è stato proprio scientificamente provato, dormiamo meglio. Poi c'è l'esercizio della sveglia, per misurare emozioni e pensieri, quindi sono più orientata verso il positivo e il negativo, e come poi mi sposto, perché noi non dobbiamo pensare di arrivare da 0 a 100, noi dobbiamo, siamo in uno stato, in uno stadio X, il nostro prossimo passo è X più 1, e quindi iniziamo a misurare. E quindi abbiamo detto della sveglia, col pit stop emozionale. E ora mi sono persa qualcosa. Il grafico. La rosa di Plutchik, il fiore di Plutchik, per iniziare a conoscere le emozioni e a chiedere a chi ci sta davanti come ti senti. E alla risposta bene, iniziare ad allenarsi a chiedere bene come, cosa stai provando? È chiaro che le persone potrebbero iniziare a dire: ma che stai dicendo? Ma di che cosa stai parlando? E quindi è un po' anche la nostra sfida nel cercare di sensibilizzare anche gli altri rispetto a queste tematiche. Allora, siamo quasi in chiusura. Volevo ricordarti, se volevi ricordarci gli appuntamenti che avevi, le cose di cui abbiamo parlato, così poi dopo le scrivi anche sotto, mi raccomando, ricordati, sotto certo. Il post. In questo momento io come assessor sull'intelligenza emotiva, che mi piace definire il superpotere proprio della felicità per raggiungere la consapevolezza, sto proponendo per il mese di novembre delle attività gratis, perché il mese di novembre è proprio la giornata, si celebra il 20 novembre, la giornata mondiale dei diritti dei ragazzi. E questa data viene celebrata da Six Seconds, che è il network del quale faccio parte per l'intelligenza emotiva, proponiamo il Pop-Up Festival. Sono delle attività per l'allenamento delle emozioni. Fino all'anno scorso lo abbiamo erogato in presenza, e quindi andavamo nelle scuole piuttosto che nelle librerie a far allenare i bambini o con i genitori o con i docenti o entrambi, perché abbiamo fatto anche questo. Sono dei giochi ovviamente studiati proprio da un team di ricercatori per stimolare non solo le emozioni, ma qual è la nostra, come utilizziamo le emozioni per fare delle scelte nella vita. E quest'anno lo proponiamo virtualmente, ne abbiamo uno che, allora, le varie date te le comunico dopo, Sabrina, perché ora non ricordo, perché abbiamo diversi in pianificazione. Comunque il primo è il 19 novembre, e poi ce ne sono altri, insomma, intorno al 25-27 novembre, e poi per allenare l'intelligenza emotiva su due
su due tematiche. Una che è quella dei bias cognitivi, quindi le scorciatoie che il nostro cervello prende per essere più veloce nel prendere decisioni, ma che a volte ci condizionano, no? Sono dei filtri che non ci consentono di vedere bene. Abbiamo un EQ caffè, che è proprio il caffè per l'allenamento dell'intelligenza emotiva, il 20 novembre, e un altro sul tema della compassione. Quindi se ci sono persone interessate a capire di che cosa si tratta, che significa allenare l'intelligenza emotiva, può sicuramente seguirci. Sono tutti eventi gratuiti per iniziare a capire di che cosa si tratta. Grazie, tu mettici tutti i tuoi riferimenti sotto, così almeno abbiamo tutto lì e poi se qualcuno ti vuole contattare ha bisogno di farti delle domande. Molto volentieri, grazie, grazie per Grazie questa opportunità. a te. Poi sarai ancora con noi ospite fra un po', giusto? Fra Sì. magari un mesetto, così magari riprendiamo questo tema e vediamo se abbiamo fatto del lavoro e Come che ci frutti, sentiamo? come ci sentiamo. E basta, se non ci sono altre domande, possiamo liberare Veriana. La ringraziamo tanto, tantissimo di questo intervento. Abbiamo un sacco di commenti, ringraziamenti, molto volentieri, quindi sono contenta che torni e sono molto contenta anch'io, ti ringrazio, e perché io sono stufa delle lamentele, io voglio solo sentir parlare di cose positive. Allora Basta, facciamo veramente. una bella cosa, hashtag stop alla lamentela. Oh. E poi nel prossimo incontro faremo proprio un focus come passare dalla lamentela all'obiettivo. Bello, Però bellissimo. lavorate sul proposito di vita. Ah, ecco, perché abbiamo dato anche un esercizio sul proposito di vita, quindi veramente c'è tanto da lavorare. Grazie Sabrina, veramente per questa Grazie a bellissima te, è stato conversazione. bellissimo e grazie a tutte. Buona serata. Grazie Buona Veriana. Ci serata. sono un sacco di ringraziamenti, poi ti leggi tutto con calma. Grazie, Certo. molto interessante. Va bene. Buonanotte. Ciao donne. Buonanotte. Ciao.